Buonasera, bentrovati al TG per Sordi. Una bambina di 8 anni e un uomo di 51 anni sono rimasti feriti in seguito alla caduta di un pino in un giardino pubblico a San Casciano, in provincia di Firenze. Nessuno dei due, da quanto appreso, è grave. La bimba è stata portata in codice verde al Maier, il 51enne in codice giallo a Ponte Annicchieri. Tutto è accaduto ieri sera intorno alle 23 nel giardino di Piazza della Repubblica. La pianta crollata è un pino di circa 20 metri di altezza che, secondo quanto spiegato da precedenti monitoraggi, non risulta avesse problemi. L'area interessata dal crollo è stata al momento interdetta. Da quanto appreso, quando la pianta è caduta nel giardino, solitamente affollato, c'erano poche persone, considerato l'orario. Un elicottero della Marina Militare Albanese è atterrato questa mattina su un campo a Poppi, in provincia di Arezzo. Si è trattato, secondo quanto appreso, di un atterraggio d'emergenza effettuato dal pilota a causa di un guasto che ha reso necessaria la discesa a terra del velivolo. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Bibbiena. Il mezzo dovrà essere aggiustato, ma la normativa anti-Covid rende, in base a quanto emerso, delicata l'operazione. Momenti di paura la notte scorsa per un incendio che ha visto impegnati fino a stamani i vigili del fuoco del comando di Firenze a Sesto Fiorentino in largo Capitini, per un incendio che ha coinvolto il tetto ventilato di un fabbricato condominiale. L'intervento è durato diverse ore e non si segnalano persone coinvolte. Un 22enne è stato ferito con un'arma da taglio ieri sera alle Cascine a Firenze. Il giovane originario del Gambia è stato giudicato guaribile in 20 giorni per le lesioni che gli sono state riscontrate al collo, testa e torace. Su chi lo abbia aggredito e sul movente, la vittima ha riferito alla polizia che ad agire sarebbe stato un gruppo di stranieri a lui sconosciuto e che non ci sarebbe stato un perché. A dare l'allarme alla questura è stato il 118, intervenuto dopo la segnalazione di un altro straniero, un senegalese che ha spiegato di aver trovato il 22enne a terra ferito in un'aiuola in Via degli Olmi, vicino alla fermata della tranvia. Tari leggera e parcheggi gratis sono alcune delle misure contenute in un pacchetto varato dalla Giunta Comunale di Pistoia per limitare gli effetti economici della pandemia. Saranno gratuiti fino a dopo le festività di Natale i parcheggi del Ceppo e Pertini. La Tari sarà più leggera per le imprese, previsti pagamenti posticipati per le società sportive dilettantistiche che utilizzano impianti comunali e la riduzione dei canoni di concessione e locazione. Queste sono alcune delle principali misure varate dalla Giunta Comunale per arginare, per quanto possibile, gli effetti economici innescati dalla pandemia da Covid. Un nuovo stabilimento che darà lavoro a 133 nuovi addetti, che si aggiungono ai 243 esistenti, per un investimento complessivo di oltre 57 milioni, in buona parte dedicato a realizzare progetti innovativi in grado di adeguare le produzioni alle nuove esigenze del mercato. Sarà questo il traguardo finale del percorso avviato grazie all'approvazione da parte della Giunta regionale dello schema di accordo di sviluppo per il gruppo Fendi. L'accordo, che sarà firmato dalla Regione Toscana, dalla Fendi SRL, dal Ministero dello Sviluppo Economico e Invitalia, prevede la realizzazione di un programma di sviluppo industriale nel settore della moda e dell'abbigliamento, presentato dal gruppo Fendi,
articolato in un progetto di investimento produttivo non finanziato dall'accordo e in uno di ricerca e sviluppo sperimentale con la realizzazione di una nuova unità produttiva nel comune di Bagno a Ripoli, in località Capannuccia, nella sede dell'ex fornace Brunelleschi. Il Consiglio di amministrazione di RCS Edizioni Locali annuncia la nomina di Roberto De Ponti quale direttore di Corriere Fiorentino, che firmerà il numero in edicola il 4 agosto 2020. Il Consiglio di amministrazione di RCS Edizioni Locali, si legge in una nota, ha ringraziato Paolo Ermini per il prezioso lavoro svolto dalla direzione di Corriere Fiorentino fin dalla nascita della testata, oltre 12 anni fa, e rivolto gli auguri di buon lavoro a Roberto De Ponti, che assume, dopo 21 anni di lavoro al Corriere della Sera, la direzione della testata in un momento storico complesso e sfidante, non solo per l'editoria, segnato da grandi cambiamenti e veloci trasformazioni in ambito digitale. Spesa quasi dimezzata quest'anno per i saldi estivi dei toscani al via sabato 1 agosto 2020, lo afferma Confcommercio sulla base della stima fatta dal suo ufficio studi, 6 famiglie toscane su 10, queste le previsioni, acquisteranno capi scontati per un massimo di 138 euro, 60 euro pro capite, 3 euro in più rispetto alla media calcolata a livello nazionale, ma il 40% in meno rispetto ai 230 euro spesi nell'estate del 2019. In totale il valore complessivo dei saldi in Toscana, secondo la Confcommercio, dovrebbe aggirarsi intorno a 137 milioni di euro, dei quali oltre 37 milioni nella sola provincia di Firenze. Un dato al quale andrà aggiunta la spesa dei non residenti, ovvero di chi arriva da noi in Toscana per motivi di lavoro, studio o vacanza. Chiudiamo con le previsioni meteo. Domani sereno o poco nuvoloso, aumento di nubi cumuliformi in Appennino nel corso del pomeriggio, con associati isolati rovesci temporaleschi, più probabili sui crinali dell'Appennino settentrionale. Venti deboli in regime di brezza, mari poco mossi. Temperature stazionarie con minime oltre 20 gradi, in particolare lungo la fascia costiera. Massime fino a 36-38 gradi nelle pianure interne, 31-33 gradi lungo la costa. È tutto, grazie per averci seguito, arrivederci a domani.